Ciao, sono Biagio, vivo in Germania da quasi 5 anni e sinceramente ho sempre fatto video dove ironizzo sulla Germania, scherzo, ma alla fine in fondo qua si sta veramente bene. Ma una cosa, su una cosa mi state proprio scassando un cazzo, perché non è possibile. Ho guidato la macchina in stato di ebbrezza, va bene, mi ritirate prima la patente, mi date 2500 euro da pagare, in più mi dite 8 mesi di divieto alla guida. Ma dopo 6 mesi mi comunicate che comunque non posso riprendere la patente perché devo fare l'MPU. L'MPU è tipo come il CERT in Italia, quindi per affrontare l'MPU ho dovuto fare una preparazione da una psicologa, più un controllo delle mie urine per dimostrare la mia astinenza all'alcol per 6 mesi. Faccio quanto devo fare, pagando un botto di soldi, più di 5.000 euro, e alla fine vado a fare questo esame. La dottoressa mi dice: buongiorno Iliano, lei perché è qui? Sono per alcol? E mi dice: no, lei non è qui per alcol, ma è per trasgressioni. Ho detto: per trasgressioni? Trasgressioni di cosa? Che non ho mai fatto. Finisco di fare l'esame e quella giornata stessa chiamo la Lamtrans e chiedo il perché io ho fatto l'esame in BU. E mi dà conferma che io ho fatto quell'esame per trasgressioni e non per alcol. Dopo un mese mi arriva la risposta dell'esame con esito negativo. Sono stato bocciato perché non sono ancora idoneo alla guida. Va bene, chiamo la Lamtrasat per rifare un nuovo esame in PU e mi dice che devo rifare l'esame in PU per alcol, non per trasgressioni. Cioè, la prima volta mi dite che sto per trasgressioni, poi per alcol, per trasgressioni. Ma vi mettete d'accordo? Dopo più di 7.000 euro spesi e un anno e 4 mesi che mi avete ritirato la patente, ancora non vi siete messi d'accordo del perché l'avete fatto. Per alcol, per trasgressioni. Cioè, mi fate veramente schifo. Ma voi pensate che mentalmente a me mi abbattete? Ma io vi mangio. Cioè, io vado a cappotto proprio, mo faccio una data dell'esame e me la testa patente, sti figli.